Siamo a pochi chilometri da Padova, nei pressi di Piazzola sul Brenta. I luoghi dove nacque la città antica non dovevano essere molto diversi da questi nelle secche del Brenta. Dobbiamo subito dire che ricostruire l'immagine di come poteva essere la Padova del primo millennio avanti Cristo è un'impresa quasi impossibile. Tuttavia possiamo immaginare il primo insediamento come un villaggio di agricoltori. È provato che i primi abitatori si occupavano di tessitura della lana, di concia delle pelli, e il bronzo e l'argilla erano strumenti essenziali della loro civiltà. Essi commerciavano per via di terra, ma soprattutto navigando sui grandi fiumi. Quando Padova, nei secoli prima di Cristo, era un semplice villaggio, Este forse era il più grosso centro della regione, di certo quello che ci ha restituito la maggiore quantità di materiali. In questa necropoli di Este vi è quasi un'impronta dell'umanità di allora. I veneti antichi, in qualche caso, stendevano il morto supino sulla nuda terra, ma il più delle volte usavano il rito della cremazione. Le ossa bruciate del defunto venivano raccolte in vasi e poi collocate nelle tombe, formate da lastre di pietra. Con i vasi veniva posto dentro l'urna il corredo funebre costituito da oggetti appartenuti al defunto. Nella civiltà di quei popoli, nel loro stile di vita, vi è l'influsso di altre culture. Etrusca e talvolta della Magna Grecia, come documenta questo sarcofago. Il racconto completo di questa civiltà è nel Museo di Este. Statuette votive e luoghi di culto della dea Reitia accompagnano l'insediamento dei Veneti, che la tradizione vuole penetrati nella regione dall'Oriente ai tempi della guerra di Troia. Secondo le fonti antiche, i Veneti, più raffinati ed evoluti nell'arte della guerra, avrebbero sospinto verso le Alpi gli Euganei, il quasi mitico popolo abitante di queste terre.